Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e oggi sono qui con un video davvero molto speciale. Infatti vi porto un video su FIFA 15, ma non Next Gen, ma per FIFA 15 All Gen. Vi ricordo che l'uscita del gioco è il 25 settembre e in questi periodi si è parlato davvero molto di nuove feature per quanto riguarda FIFA 15 Next Gen, ma finalmente la EA con un post di ieri ha rassicurato comunque anche i possessori di console All Gen su quella che sarà la qualità che ci deve aspettare per FIFA 15 per PlayStation 3 e Xbox 360. Infatti sono state mostrate nuove feature e comunque delle modalità presenti, ma ci sono anche dei tagli e io diciamo in questo video vi andrò a analizzare nuove feature che saranno presenti nella versione All Gen di FIFA 15, ma anche i tagli che ha subito questa versione. Partiamo subito dalle innovazioni per quanto riguarda console All Gen. Vi saranno nuove feature che sono stati possibili implementare, mentre altre non è stato possibile proprio portare su console All Gen perché sono esclusive per la Next Gen, perché sono di hardware superiori, come per esempio le nuove animazioni dei portieri che saranno possibili solo su Next Gen. Comunque un primo taglio che è da segnalare, che sicuramente dispiacerà a molti, ma è compresa, è la modalità Pro Club che non ci sarà. Comunque ci saranno innovazioni per quanto riguarda il gameplay, la modalità carriere, la gestione squadra e Ultimate Team con leghe ufficiali, squadre, maglie aggiornate, ma direi di partire subito con le novità principali. Primo punto è il player control. Quello che avremo su console All Gen sarà un FIFA più intuitivo come quello di Next Gen, con giocatori che reagiscono e si muovono con maggiore controllo e equilibrio palla al piede, quindi in quei movimenti diciamo nello stretto saranno precisi anche in FIFA 15 per Xbox 360 e PlayStation 3. Battaglie 1 contro 1, anche i tackle sono stati modificati, sono molto più improntati alla fisicità, quindi è molto importante comunque il fisico in FIFA 15. La novità principale è il fatto che comunque quando un giocatore andrà in tackle non andrà semplicemente per diciamo anche solo colpire l'avversario, ma anche per togliergli la palla. Infatti ci saranno nuove animazioni che permetteranno dopo un tackle di recuperare palla e ripartire. Ci saranno anche diciamo trattenute per la spalla, o cioè spinte per la spalla, non so come si possa dire, magliette che si tirano e nuova fisica dei giocatori in caduta nei contrasti, come abbiamo visto anche nei trailer di Next Gen. Passiamo ora al corretto contatto, ossia le deviazioni, le deflessioni, gli spostamenti del pallone in seguito comunque al tocco del giocatore saranno riprodotte nel gioco con varie curve e modificazioni comunque della traiettoria del pallone, quindi la fisica del pallone sarà molto più realistica e terrà conto delle modifiche alla traiettoria del pallone dovute a deflessioni, interazioni con i giocatori, eccetera. Poi vi è il controllo dei giocatori sui calci da fermo, infatti si potranno controllare con la levetta, credo, i giocatori durante le rimesse laterali, ma non quello che batte la rimessa, ma quelli diciamo che aspettano il pallone, quindi si potranno spostare in posizione migliore. Questo non sarà possibile solo nelle rimesse laterali, ma anche nei corner, nelle punizioni, e quindi poter creare schemi molto più profondi. Seconda parte delle novità è la Unrivaled Intelligence, ossia un'intelligenza senza rivali. Vi saranno nuove possibilità di personalizzare la propria squadra e il proprio team. Infatti le formazioni, le tattiche e le strategie avranno un ruolo davvero molto importante in FIFA 15 anche su console All Gen. Per quanto riguarda le strategie, queste sono disponibili nella modalità carriera, si potranno personalizzare fino a 6 differenti formazioni e modificare le strategie. Poi vi sono le istruzioni, ossia è possibile diciamo dare delle particolari istruzioni di gioco ai giocatori che potranno diciamo spingere molto o restare molto in difesa. Questo dipenderà da voi e dalla situazione di gioco. Potete avere istruzioni offensive e difensive che permetteranno una maggiore profondità al controllo della propria squadra. Vi saranno nuove formazioni, si possono scegliere, come l'anno scorso si può scegliere il capitano, il tiratore dei rigori, delle punizioni, dei calci d'angoli, e si potranno preparare delle tattiche predefinite ancora prima di entrare in campo. Altro aspetto è il team tactics, ossia la possibilità di attuare strategie particolari in base comunque al contesto della partita. Alcune sono davvero molto interessanti e comunque si richiamano alla realtà. Vi dirà qualcosa la famosa tattica di Mourinho, Park de Bas, diciamo molto difensiva, o tutti in attacco, che vi permetterà uno spostamento di tutta la squadra in attacco. Quindi sono delle tattiche utili per ogni situazione di gioco. Passiamo ora a un terzo punto, che sono Incredible Visuals, ossia la grafica tradotto in italiano. I nuovi volti dei giocatori presenti su Next Gen saranno riportati anche su PlayStation 3 e Xbox 360. Infatti nelle immagini comunque rilasciate per console All Gen si vede la faccia di Arda Turan. Ma comunque io farò un video su tutte le nuove facce che saranno presenti in FIFA 15 molto presto, quindi state tranquilli che ci saranno anche su console All Gen i nuovi volti dei giocatori. Ma non solo, infatti ci saranno anche nuovi modelli dei giocatori con corpi più realistici, quindi diciamo il fatto che un Messi sarà sempre diverso da un Rooney come corporatura è stato riportato anche in console All Gen. E
E altro aspetto che pensavo fosse solo per Next Gen, ma invece mi ha sorpreso, è il fatto che anche le divise da gioco si sporcheranno nel corso della partita. Altro aspetto è la match authenticity, ossia le licenze. Infatti FIFA 15 per console all gen potrà annoverare la licenza della Barclays Premier League con tutti i 20 stadi, e questo diciamo è quello che speravano comunque i possessori di console all gen. Oltre alle 200 nuove facce che sono state riprodotte, ci sarà anche la goal line technology e la nuova telecronaca, ma questo pareva abbastanza scontato. La nuova telecronaca, vi ricordo, di Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Altre licenze sono la Turkish Super League con 18 squadre del campionato turco, tra cui Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahce, ma penso che sia un campionato molto bello, e la Serie A che finalmente ha la licenza ufficiale. Ora vi farò un elenco delle modalità che sono state confermate, con diciamo incluso anche l'Ultimate Team, che non ne ho parlato. Partiamo proprio dall'Ultimate Team: ci saranno le stagioni amichevoli, le leggende, però solo su Xbox 360, fortunatamente aggiungo io, il prestito dei giocatori, ossia la possibilità di utilizzare un giocatore prendendolo in prestito, la modalità Loan Player, che andrà da un numero minimo di 5 partite a penso un massimo che arriva anche fino a 10 o di più. Poi la modalità carriera con le piccole novità che sono state introdotte per quanto riguarda le tattiche e la personalizzazione delle formazioni, l'EA Sport Football Club con la possibilità di sbloccare nuovi elementi sbloccabili come crediti di formazioni di foot, eccetera, la modalità torneo, le stagioni online, le amichevoli online, le stagioni co-op, i giochi abilità, penso che si chiamano così, il calcio d'inizio, quindi la possibilità di giocare semplicemente una partita, un tutorial di base di FIFA e la modalità arena. Ragazzi, queste erano tutte le modalità che saranno presenti su FIFA 15 All Gen, ossia per Xbox 360 e PlayStation 3, più le novità nel gameplay che sono state apportate dai ragazzi della EA. Gli fa onore il fatto di aver comunque annunciato ciò che ci sarà nel gioco e ciò che non ci sarà nel gioco. Come vi ho detto, non ci saranno alcune feature della Next Gen e la modalità Pro Club in FIFA 15 per console All Gen, ma tutto sommato hanno avuto gli attributi. Ragazzi, ho cercato di portarvi questo video il prima possibile perché la maggior parte degli YouTuber presenta le nuove feature di FIFA 15 esclusivamente per Next Gen, ma ci sono ancora molte persone, tra l'altro come me e come voi, che posseggono ancora console all gen. Perciò, per rassicurarvi che FIFA 15 per Xbox 360 e PlayStation 3 avrà qualche miglioramento, qualche nuova feature, ma comunque anche qualche taglio inevitabile, e spero che dopo questo video avrete capito se per voi vale la pena o no acquistare FIFA 15 per all gen, se ancora non avete la possibilità di prenderlo su Next Gen. Se vi va, ragazzi, lasciate un mi piace, spero che vi sia stato utile questo video e, se possibile, vi chiedo un favore: condividete questo video non per me, ma per tutte quelle persone che hanno ancora le console all gen e che magari non sanno se ci saranno modifiche, nuove feature per quanto riguarda FIFA 15, e io spero che proprio con questo video molti di voi sappiano se vogliono acquistare FIFA 15 per all gen o se non ne vale la pena. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, al prossimo.